Amici di YouTube, ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti al secondo round di apertura delle teens. Oggi andrò ad aprire le altre tre teens, sempre di Articuno, Zapdos e Moltres di Galar, che ho acquistato, per vedere se avrò un po' più di culo rispetto alle teens già aperte. Ho già aperto le confezioni, qui vedete le quattro bustine con le promo. Abbiamo anche Moltres, io direi, ho pensato di mettere le promo sullo sfondo, così se c'è da sclerare almeno abbiamo le promo da vedere, che devo dire sono molto belle. E che cos'altro aggiungere? Non lo so, mi sono fatta un po' l'idea che probabilmente le carte più ricercate si troveranno nelle ultime collezioni che usciranno a maggio, così si dovranno acquistare anche quelle. Vabbè, le ho comunque già prenotate. Io direi, non perdiamo altro tempo, spostiamo dall'inquadratura le bustine e andiamo ad aprire le prime quattro. Non le inserisco le carte nelle sleeves, comunque vi ricordo che potete utilizzare il mio codice sconto da Sleeve My Seal per standard, perfect e altri tipi di sleeves, anche quelle personalizzate. Partiamo con la prima bustina. L'entusiasmo oramai è sceso a zero. Vedo un bordo nero, che sia nero forse no, il Charizard Viastro. Cioè, ho trovato credo 8 Charizard lucenti e 0 Charizard Viastro normale. Energia, Ultra Ball, Salazzle, Dusclops, Seal, Cricketot, Aron, Riolu, Starly, una reverse Dusclops e infatti un Grident, che comunque un Grident del Knea che comunque mi manca, quindi va bene, sono quasi contenta di aver trovato questo Gridentino. Lo mettiamo momentaneamente qui. Seconda, prossima settimana forse pubblico il video con la situazione, ormai sono arrivata a 300 bustine, situazione abbastanza delirante devo dire. Energia, Pincurcin, Trolley, Bisharp, Yungos, Kerubi, Execute, Rockruff, un Purloin e niente, una Reverse Pavniard e un bel niente, un Absol Holo. Terza. I miei ultimi sbustamenti fuori video sono più o meno andati come lo sbustamento delle teens di ieri, nel senso che non è stata una grande soddisfazione. Continuo a trovare sempre le stesse carte, incredibile, e mi mancano ancora del set principale due holo normali, assurdo. Energia, Krokorok, Lunatone, Sorrock, ricerca di energia, Grabbin, Skrelp, un Vulu, un Eleoptil, un Mewot di Galar e un bel niente, un Dragalge. Vediamo l'ultima bustina, vediamo se, come penso, ci sono due pull per ogni teen. Sono alla ricerca disperata del Mewtwo Galarian Gallery che non riesco a trovare. Energia, Acchiappa Pokémon, Pincurcin, Caramella Rara, Loudisk, Chatot, Yamma, Pavniard, un Cricketot, un'energia inutile e un Charizard Viva. Non commento. Allora, queste energie assolutamente inutili, non numerate, che non vanno in collezione, e l'ennesimo, questa volta Charizard V. Cioè, non ho trovato il lucente, però ho trovato il V, che anche di questi ne ho una serie. Vabbè, mettiamoli sullo sfondo e passiamo alla seconda tin. Sono già mezza sclerata perché continuo a trovare carte che non mi servono. Prima bustina. E qui abbiamo Energia, Pincurcin, Mega Ball, Bisharp, Snorunt, Pavniard, Tangela, Baltoy, Mewot di Galar, una Reverse Dragalge e un Oranguro. Avrò tipo, credo di aver raggiunto il numero 30 Oranguro. Seconda bustina. Come detto, è incredibile, ma ci sono delle holo rare introvabili, tipo il Volcanion, che non ho mai trovato, e anche mi pare Lupa. Incredibile, carte holo normali stiamo parlando,
E vabbè, stessa cosa per delle V del set principale. Acchiappa Pokémon, Salazzle, Caramella Rara, Starly, Shitter, Emolga, Yungoss, Kerubi e una Reverse Oddish e un altro Oranguru, perfetto. Credo che se anche queste tin saranno come le precedenti, non ne prenderò altre, un po' come la collezione di Pikachu che ne ho prese tre e poi ho detto basta perché erano una peggio dell'altra. Cioè devo dire che gli ETB erano partiti alla grandissima e poi c'è stato un calo notevole. Energia, Amici Esui, Carnivine, Aspiratore Perduto, Corphish, Oddish, qui forse c'è qualcosa, Seal, un Cricketot, beh c'è una Viastro, forse Galarian Gallery, un Aron e un Deoxys V-Max che forse mi manca, mi pare che mi manca, beh dai, sono contenta, incredibile l'ho trovato, cioè non ci posso credere, ho svoltato un God Pacchino, sono contenta, mi sa che ho trovato due carte che mi mancano, vabbè dai, abbiamo recuperato con questa tin per fortuna. Tra il resto, mentre sto guardando queste carte, vedo sul retro questa energia, ma anche la precedente che è tutta graffiata, cioè è già graffiata, ma piena zeppa di graffi, forse non si vede dal video, vabbè per fortuna è un'energia che non va in collezione, però indecente. Vabbè, io direi a questo punto, finalmente ho trovato un Charizard che mi manca, mettiamo sullo sfondo. Questa tin è andata bene, ultima bustina e qui abbiamo il codicino che o preannuncia una carta fichissima o il vuoto assoluto, Luxio, Electric, Trolli di Salvataggio, Ricerca di Energia, Shitter, Riolu, Yungoss, un Kerubi e vabbè una Galarian penso. Mi piacerebbe trovare lo Swablu che mi farebbe completare il quadretto e abbiamo un Bidoof, niente da fare, non completo il quadretto e un Berserker di Galar. Vabbè dai, questa tin devo dire non è stata malvagia. Ultima tin, ultime quattro bustine, almeno riempio qualche buco nella collezione e qui abbiamo Energia, Scarpe da Trekking, Shaymin, Amici Esui, Emolga, Yungoss, Kerubi, Execute, Rockruff e vabbè abbiamo una Galarian e abbiamo un Walter di Sui che ho già e un Dragalge. Peccato, speravo di trovare lo Swablu per il quadretto. Seconda bustina e qui abbiamo Energia, Chiappa Pokémon, Pincurcin, Caramella Rara, Yamma, ho visto qualcosa, Pavniard, Cricketot, Chatot, dai, ho visto qualcosa, Mr. Mime di Galar, un bordo argento e un Vigore di Gardenia, che mi sa che mi manca, e ora è Quaza V-Max, beh, devo dire che queste tre tin hanno recuperato, figo, un altro God Pack. Vabbè, non male, il Rayquaza l'ho già, però non ci si lamenta. A questo punto, ultime due bustine. Beh, mi sono risollevata il morale, devo dire che le precedenti erano veramente indecenti e queste meritano, queste comunque sono andate bene. Penultima bustina. Energia, Acchiappa Pokémon, Bisharp, Fratelli Vanga in Spalla, Grabbin, Scralp, Elioptil, Vulu, uno Shinx e un Bibarellino che però già è un... E Lupa! Ho trovato Lupa che mi manca. Beh, non male qua. Queste teens hanno recuperato alla grandissima. Come sempre, se volete acquistarle, codice sconto dei Uomini in Nerd su Card Game Club. E ultimissima bustina, vediamo se concludiamo in bellezza e abbiamo Energia, Martello, Dusclops, Scarpe da Trekking, Rockruff, Aron, Riolu, uno Starly, Shitter, un Charjabug lucente, questa tin devo dire era super carica e un Luxray. Beh direi andiamo a fare un ricappino, è andata abbastanza bene con queste tins. Beh, allora,
mi è andata la grande, ho recuperato le teams precedenti perché qui abbiamo 11 pool, a parte le 3 promo, Articuno, Zapdos e Moltres. Abbiamo, vabbè, l'energia inutile rovinata, che vabbè, un Charjabug lucente, un Grident V che mi manca, un Charizard V Astro che mi manca, un Rayquaza V Max, un Bidoof, un Voltorb di Sui, un Bibarel, queste, quindi tre Galarian Gallery, e un Deoxys V Max che mi pare mi manca, e un Vigore di Gardenia che dovrebbe mancarmi. Quindi super super pool, io direi che con l'immagine delle tre promo vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata H24 e ci vediamo presto con un nuovo video un po' particolare, non vi spoilerò nulla, ma restate sul canale. Un abbraccione a tutti voi.